Dopo l'inconvenio che c'è stato, la conferenza di quest'estate sull'alimentazione, adesso un aspetto che è quello della medicina, insomma nella provincia si stanno toccando un po' tutte le tematiche che sono alla base del CLER. Sì, siamo impegnati a diffondere attraverso questi eventi culturali che facciamo appunto una visione diversa, magari toccando appunto diversi temi, come abbiamo toccato l'agricoltura, abbiamo toccato anche la blockchain e le monete virtuali nel mese di novembre all'aeroporto di Fano. Oggi siamo qui a Pesaro per parlare invece di medicina, un approccio diverso. Quindi abbiamo il professor Scoglio che ha saputo dimostrare con i suoi studi che pensare a un approccio differente a quella che è la cura è possibile, con dei riconoscimenti importanti a livello mondiale, e quindi noi siamo molto orgogliosi di averlo oggi a relazionare qui per dare questa sua conoscenza e diffonderla anche alle persone comuni, ma anche a diverse persone del settore che sono oggi intervenute. Ecco, voi continuerete in questa opera di divulgazione con altri incontri, immagino proseguirete ancora avanti, però chi vuol prendere coscienza della vostra associazione, delle tematiche, come può fare, come ci si avvicina al CLER? Allora, noi siamo appunto un'associazione che è locale però in tutta Italia, è formata da tanti CLEM chiamati, sono dei circoli locali etici mondo migliore, sono dei circoli formati da 11 persone e sono diffusi un po' in tutto il territorio italiano, in tutti i quasi comuni d'Italia. Noi siamo disponibili a livello di staff provinciale e regionale a incontrare quanti vogliono un attimo capire, approcciare il nostro discorso, la nostra proposta culturale, la nostra missione, e siamo ben contenti appunto di spiegargli quello che è il nostro approccio, che è diverso da quello che oggi purtroppo viviamo nella società attuale, una società arida di valori dove purtroppo l'uomo, il valore umano non è più il fine ultimo dell'azione politica, culturale. Oggi l'uomo è visto come un asset economico, è sottomesso al capitale e all'interesse finanziario. Noi con la nostra associazione facciamo questa azione culturale perché vediamo una società dove l'uomo ritorni al centro, il valore umano come fine ultimo di tutto quello che è la vita di uno Stato e l'azione di uno Stato e della sua società e della sua cultura. Quindi per chi si sente toccato nelle sue sensibilità a rivedere una società più equa, dove appunto l'uomo è al centro, io sono ben contento di colloquiare, di parlarci, di confrontarmi con lui e magari aiutarlo ad approfondire tanti temi che sono alla base della nostra azione culturale. Chiaramente parto subito con i saluti doverosi. Innanzitutto ringrazio il professor Stefano Scoglio, che ha avuto il piacere di essere qui con noi e si onora e gratifica della sua presenza. Grazie professore per essere qui con noi. Chiaramente ringrazio a tutti voi per essere qua. Avevamo invitato anche alcuni sindaci, ma non mi risulta essere arrivati, quindi partiamo subito con l'evento. E a tutti rinnovo i ringraziamenti per la vostra presenza. Due parole sulla conferenza di oggi. Nasce dalla nostra volontà di promuovere azioni culturali sul territorio. Abbiamo, come detto da Enrico, fatto altri eventi, ne faremo ancora, e questa conferenza di oggi vede ospite appunto il dottor Scoglio, che non è stato, secondo me, anche a livello locale adeguatamente celebrato per la sua candidatura al Nobel. Non so quanti di voi, che penso siate tutti abbastanza di territori vicini a noi,
sapevano di questa cosa, che abbiamo il candidato al Nobel alla medicina qua sul territorio provinciale. Questa è la motivazione, ovviamente tutto in inglese, non la leggiamo, ma parla appunto in maniera veloce dei vari studi, dei vari ambiti su cui questi studi sono rilevanti. E partiamo da questo Upper Klamath Lake, da questo lago Klamath, dove nascono queste microalghe selvatiche che sono state l'oggetto degli studi degli ultimi 15-20 anni del sottoscritto con varie equip. Professore, quali sono le tematiche e le argomentazioni del suo intervento quest'oggi? Ma diciamo che sono una carrellata generale di quelli che sono gli approcci alla salute, alla medicina oggi, in particolare con attenzione a degli approcci un po' alternativi, più basati su molecole naturali. In particolare farò una carrellata di tutti gli studi clinici e laboratoristici che abbiamo fatto in questi ultimi 15 anni, con dei risultati molto molto importanti in una serie svariata di problematiche, di patologie, che sono poi quelli sulla cui base sono stato nominato per il premio Nobel per la medicina del 2018 da questa autorità, importante autorità sanitaria americana. Chiaro, siccome gli studi clinici che abbiamo fatto coprono svariate aree, parleremo di tematiche che vanno dall'Alzheimer ai bambini iperattivi, dalla psoriasi all'infiammazione intestinale, e anche da strumenti, per esempio uno strumento che abbiamo messo a punto da alcuni anni, sempre a base degli stessi estratti microalgali, perché parliamo di estratti di una microalga selvatica che concentra queste molecole particolari che vedremo, e che anche applicate esternamente hanno ottimi risultati su cose tipo la cellulite, le smagliature, nell'ambito sia estetico che fisioterapico, quindi anche dolori articolari e così via. Quindi tutte tematiche che sicuramente interessano tutti, perché chi ha un problema, chi ha l'altro, ma molte persone hanno problemi, e quindi credo che sarà, insomma, spero anche una discussione interessante per chi partecipa. Ecco, come si fanno a rendere più fruibili da parte di tutti concetti scientifici abbastanza importanti come quelli dei quali lei tratta? Insomma, no, non deve essere un compito facile. Infatti è una delle preoccupazioni che ho per oggi, perché è chiaro che io generalmente faccio, diciamo, presentazioni rivolte a medici o specialisti, e quindi uso un po' di queste tematiche qui. Cercherò di, diciamo, volare un po' più basso e quindi magari far vedere, sì, grafici piuttosto che, ma presentando in una maniera che sia accessibile a tutti, insomma. La medicina naturale, la fitoterapia, le medicine, diciamo così, di altro carattere stanno prepotentemente, possiamo dire, entrando nella nostra pratica quotidiana, no? Questo è negli ultimi 10 anni stato una incontrovertibile tendenza. Secondo lei a che cosa è dovuto questo? Beh, è dovuto sicuramente al fatto che la farmacologia tradizionale, che io chiamo non allopatica come si dice a volte, ma chemiotossica, perché fondamentalmente si basa sul principio di utilizzare sostanze tossiche per intossicare, uccidere la malattia, ha grossi problemi sia di efficacia sia di effetti collaterali. È anche vero che c'è una forte esplosione dell'uso dei farmaci, perché soprattutto in ambito neurologico c'è un'esplosione di antidepressivi e farmaci di questo tipo. D'altra parte però, siccome poi ci sono grossi problemi associati con l'uso regolare di queste sostanze, dagli antibiotici usati in eccesso agli antidepressivi usati in eccesso e così via, c'è anche una risposta di molta gente che cerca alternative. Ecco perché credo ci sia questa attenzione sempre maggiore all'uso di prodotti che siano sì efficaci ma senza danni. Diciamo anche che è chiaro che il mondo della medicina naturale è molto ampio, ci sono tante cose, come dappertutto, più o meno buone. La cosa che in qualche modo credo caratterizzi il progetto che ho fatto io è stato quello, sin dall'inizio, sin dal 2000, quindi ormai una ventina d'anni, quella di dire cerchiamo di lavorare sulla ricerca in maniera da poter sostanziare i risultati delle affermazioni che facciamo. È anche vero che c'è sempre più una letteratura sempre più ampia su tante sostanze naturali che dimostrano appunto di avere un'efficacia a volte spesso superiore ai farmaci e senza i problemi degli effetti collaterali dei farmaci. Il problema chiaramente qual è? Che ancora, diciamo, da un punto di vista economico si spinge molto di più
sull'ambito farmacologico, anche perché è coperto dal Servizio Sanitario Nazionale e così via. Di qua le alternative sono ancora a pagamento, quindi è chiaro che per molti magari è ancora problematico, però sicuramente ci sono molte molte evidenze del fatto che, anche scientifiche, non solo empiriche, del fatto che queste molecole naturali, in particolare quelle di cui mi occupo io, ma anche più in generale, hanno un'efficacia veramente importante, paragonabile ai farmaci o anche meglio, e senza i problemi dei farmaci, gli effetti collaterali che nel lungo periodo fanno danni. Cioè, prendiamo l'aspirina, che è uno dei farmaci meno dannosi che ci siano, comunque più innocui. È vero che la baby aspirina ti aiuta a tenere il sangue fluidificato da una parte e fa bene lì, però è anche vero che ti crea lesioni a livello gastrointestinale, ulcere e danni intestinali tali che poi mettono in moto meccanismi di intossicazione, di tossemia generale, che ti ridanneggiano tutto quello che avevi aiutato con il discorso della fluidificazione. Quindi purtroppo nella medicina dominante oggi c'è poca attenzione a questo aspetto, e invece c'è molta più attenzione ovviamente nei ricercatori dell'ambito della medicina naturale, e questo credo poi alla fine le persone lo valutano, insomma, perché vuoi avere benefici ma vuoi anche fare in modo che non ti facciano danni di altro tipo, magari anche peggiori. Ecco, pensando alla medicina naturale viene spontaneo pensare alle erbe, alle sostanze che noi troviamo sulla nostra costa terrestre. Alle alghe come ci è arrivato, professore? Sì, diciamo che in realtà queste di cui mi occupo io non so, si chiamano alghe ma non sono nemmeno alghe, si chiamano cianobatteri, sono dei batteri fotosintetici. Oggi, in base all'attuale concezione dello sviluppo della vita sulla Terra, sono considerate la prima forma di vita del pianeta, quelle che hanno bonificato il pianeta, perché si nutrono di anidride carbonica e emettono ossigeno, quindi avrebbero ossigenato il pianeta. Sono degli organismi unicellulari, infinitesimali, nel caso delle microalghe di cui mi occupo io poi formano dei piccoli filamenti, però hanno delle caratteristiche molto interessanti anche come cibo, oltre che come fonte di molecole nutraceutiche, come si dice, cioè farmacologiche ma di derivazione nutrizionale. Sono particolari perché sono molto facilmente assimilabili, per esempio queste non hanno una parete cellulare di cellulosa, quindi sono digerite immediatamente, e hanno una densità nutrizionale che non si trova in nessun altro cibo, cioè in 3 grammi di questa sostanza te c'hai tutte 14 vitamine, 73 minerali, acidi grassi, caroteni, cioè cose che dovresti mangiare chili di altra roba per avere. Quindi io, diciamo, mi sono avvicinato nel 92, quando lavoravo all'Università di Toronto in Canada, ho conosciuto queste microalghe, le ho prese, ho avuto benefici personali importanti, anche se stavo bene, non stavo male, però più energia, meno stanchezza, più capacità di dormire meglio, tonificazione muscolare, altre cose di questo tipo. Addirittura dopo 2 mesi ho buttato via gli occhiali, e allora a quel punto mi sono incuriosito di questa cosa, ho cominciato a studiare, abbiamo scoperto che oltre alla ricchezza nutrizionale in realtà ci sono delle molecole che sono assolutamente uniche di questi cianobatteri, di queste microalghe, che hanno le proprietà che anche rispetto a molecole naturali più famose come le catechine del tè verde o la quercetina, sì, che si trovano nelle erbe, queste sono da 5-10 mila volte più potenti come antinfiammatori, antitumorali, eccetera. Quindi sono molecole che vanno sicuramente studiate. Questa è la microalga che nasce nel lago Klamath quando è in fioritura, sembra un prato, no? Si chiama microalga, ma in realtà non è un'alga, è un cianobatterio, è un batterio unicellulare, fotosintetico. Lo si chiama alga perché è verde e sta nell'acqua, poi forma dei piccoli filamenti, in parte si vedono qui, si vedono molto, forse meglio anche qua, però sono singole cellule e hanno caratteristiche particolari perché non hanno una parete cellulosa, quindi sono molto facilmente digeribili e, come vedremo, hanno una ricchezza nutrizionale rispetto ai cibi ordinari assolutamente unica, assolutamente straordinaria. Questa è una fase della raccolta, non so se si vede. Di no, non si vede, non scorre qui. Comunque era un video dove praticamente si vede questa specie di tapirulan che scorre nella superficie del lago, screma la densità dell'alga e poi la deposita in questi raccoglitori.
Perché questo è possibile? Perché quando l'alga va in fioritura, come avete visto, ha una vitalità straordinaria, praticamente quando è in fioritura quadruplica ogni 15 minuti. Quindi nel giro di pochissimo tempo voi vi trovate una cosa che è acqua, che sembra un prato, c'ha 10 cm di densità, che basta scendere con questo tapirulan e si screma e si porta via questa cosa. In realtà poi la densità di solidi in questo raccolto è del 5-6%, cioè c'è tantissima acqua, però è veramente molto molto densa. Quando noi parliamo di cibi impoveriti per l'agricoltura intensiva, per i terreni slavati, diluiti, eccetera, sicuramente le prime cose che scompaiono sono gli oligoelementi, cioè trovate sempre un po' di calcio, fosforo, eccetera, ma gli oligoelementi, dal ferro fino a sostanze come l'arsenico, che uno pensa sempre che è un veleno, ma in realtà nella forma organica è un minerale essenziale, ecco, questi oligoelementi sono i primi che scompaiono e sono molto molto importanti, perché da quello deriva poi la qualità di tanti processi metabolici nell'organismo, delle ossa, dei denti, della nostra struttura e così via. E queste in particolare, queste alghe Klamath, sono anche una fonte abbastanza interessante di omega 3. Che cos'è questa monoglialdeide, MDA? È una molecola che si forma quando noi ossidiamo le nostre cellule. Infatti io dico sempre che nella salute, come nella vita, tutto avviene per circoli, no? O viziosi o virtuosi. E quando si innesca un meccanismo di circolo vizioso come questo, non solo magari, che ne so, fumi una sigaretta e non tanto il tabacco, ma i 150 conservanti e sostanze chimiche della sigaretta ti fanno il danno nella parete cellulare grassa della cellula, ma quando questo avviene si produce, come prodotto di questa ossidazione, due molecole, dieni coniugati malonilgialdeide, che sono a loro volta altri ossidanti, quindi continuate l'ossidazione. La cosa interessante è che la malonilgialdeide si può misurare, l'MDA, quindi voi fate un'analisi dell'MDA nel sangue e potete dire sto bene, sto male, ne ho troppa, ho troppa ossidazione nel mio organismo, sono normale, cioè è un valore che dà una misura significativa del vostro stato di salute. Allora, in questo incontro affrontate un'altra dei vostri cluster come associazione, ovvero sia la salute, ma un approccio alla salute secondo il vostro indirizzo, secondo quello che voi ritenete essere giusto in questo momento. Sul campo salute, sul campo medicina, la nostra associazione, così come anche i CLEM, sono portavoce di un messaggio diverso rispetto a quella che la medicina oggi ci invita a fare, no? Perché la medicina abbiamo conosciuto, grazie al progetto che conosciamo, che seguiamo, altri indirizzi anche più etici, più naturali, che possono essere sicuramente di valore. Quello che noi sosteniamo è che la medicina deve essere soprattutto prevenzione, no? Oggi vediamo che si va dal dottore, si va da tanti specialisti e si viene, diciamo così, riempiti forse un po' troppo di medicinali, di prodotti e quant'altro. Riteniamo che nel campo medico ci debba essere molto più prevenzione su questo campo e quindi noi promuoviamo questo e cerchiamo di portarlo all'attenzione dei tanti. Siete riusciti a portare alla platea più vasta possibile una entità scientifica di grande spessore, un candidato al Nobel per la medicina. Questo qualifica sicuramente l'offerta di conoscenza che voi portate avanti. Ma assolutamente sì, anzi ci onoriamo e ci gratifica assolutamente di questa presenza il professor Stefano Scoglio, che ci fa tanto onore. Oggi abbiamo la sala strapiena, pensiamo sempre di fare meglio, siamo giovani e 2 anni che ci muoviamo a questo livello, abbiamo già raggiunto qualche bellissimo risultato e pensiamo di andare avanti così e fare sempre eventi, conferenze sempre più belle, grazie anche a Fanio TV che ci supporta, cercheremo di portare all'attenzione sempre più persone eventi come questo, persone eccellenza del nostro territorio, che ci gratificano e qualificano e portano tante informazioni che veramente spesso nei canali tradizionali non riescono ad arrivare. Ecco, voi toccate tanti aspetti nella vostra mission, la salute è uno, l'alimentazione è un'altra, ma alla base di tutti questi approcci qual è la filosofia di base del CLEM? La filosofia di base è che noi vorremmo portare un'etica, un altruismo, il valore umano sopra ogni contenuto e questi contenuti devono essere portati dalla società in tutti i contesti sociali, dalla politica addirittura, ma fino in tutti i settori strategici di uno Stato,
perché lo Stato deve portare questi valori, perché deve dare libertà, serenità, prosperità a tutta la popolazione. Quindi, e questo lo deve fare in tutti i comparti strategici, e quindi scuola, alimentazione, anche l'informazione stessa, ma la politica, la cultura, l'economia e quant'altro. Quindi noi ci vantiamo di voler fare questo, andando un pochino a volte anche contro un po' i mulini a vento con le nostre piccole forze. Sono il rappresentante della provincia di Pesaro e Urbino per conto della Crealegno. L'azienda marchigiana con sede ad Ascoli Piceno, oltre 10 anni di esperienza nel campo delle costruzioni in legno. Quindi parliamo di case in legno chiave in mano piuttosto che grezzo avanzato. Allora, una giornata di approfondimento scientifico, però comunque il legno fa parte della natura. Voi siete a pieno nella filosofia di questo club. Esattamente. Innanzitutto, appunto, ci tengo a precisare la sede dell'azienda, appunto, nelle Marche, quindi cercare di valorizzare anche le attività della nostra regione. Azienda con oltre 10 anni di esperienza nel campo della costruzione di case in legno e anche strutture, ovviamente, quindi dai tetti a tettoie e quant'altro. Il green building sta entrando a gamba tesa sul mondo della costruzione, è vero? Sì, è vero, e ci sono tanti aspetti che ancora purtroppo, diciamo così, tra virgolette, la gente non conosce, nel senso che ci sono tante peculiarità in una costruzione in legno. E quindi ecco, l'evento ci permette anche di sponsorizzare al meglio questa tipologia, diciamo, di costruzione. Qui a Pesaro c'è una splendida struttura completamente in legno, un albergo costruito a tempi di record, e quindi insomma il legno ha tanti aspetti nel mondo della costruzione che possono essere valutati. Sì, ha tanti aspetti, e diciamo che un materiale veramente dalle mille sorprese e mille risorse. La Crealegno con diciamo un centro taglio interno aziendale, e quindi permette al meglio di personalizzare ogni tipo di costruzione e sicuramente anche di abbattere i costi. Voi vi occupate di diciamo chiavi in mano, nel senso dalla progettazione alla verifica, cioè siete un'azienda completa? Allora, diciamo sì, dalla progettazione al chiavi in mano piuttosto che un grezzo avanzato, quindi poi diciamo a seconda dell'esigenza noi ci adeguiamo come azienda. Quindi. Che cosa state realizzando in questo momento? Ci sono progetti insomma, da rimarcare? In questo momento c'è una casa, villa in costruzione, però parliamo sempre nella provincia di Ascoli Piceno. Speriamo a breve di poter realizzare qualcosa nella provincia di Pesaro, perché l'azienda come espansione diciamo, territoriale lo sta facendo proprio in questo periodo. Ci sono siti internet, pagine Facebook, chi vuol conoscere come vi fa raggiungere? Allora il sito internet è www.crealegno.com, quindi ci trovate anche su Facebook, e all'interno del sito potete tranquillamente diciamo, trovare tutte le informazioni per avere un primo contatto. Oggi ovviamente qui a questa conferenza si può trovare ovviamente il mio bigliettino da visita e anche una brochure per diciamo, i presenti che vogliono un attimino, come posso dire, capire un po' di più come può essere realizzata una struttura in legno, insomma, una casa in legno.